di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutilmente tu non ci sei. Sei andato via, sei andato via. Le notti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via. Amica Anna Maria Polidori, che mi ha trattato molto bene a Rocca Gorga, sia me e Milena, quindi la tengo vicino a me, non abbiate. Poi non male venire qua, perché vi dovete presentare. Poi c'ho Milena Petrarca, devo ringraziare lei per questo favoloso libro che ho fatto, che ho presentato in diverse fiere internazionali, Londra, Mosca, Torino, poi sono portato a Milano, insomma anche a New York, e ci sono diverse biblioteche. Sì, anche a New York. Devo portare i saluti di Alfonso Curreri, che doveva venire, e dispiace perché ha avuto una sua amica morta, oggi stavano i funerali. E anche dello storico Claudio Pareazzi non sta bene. E mi ha detto, che prima che mi dimentico, di leggere la poesia dedicata a sua moglie. Io questa sera voglio dare una risposta, quindi sarete tutti quanti invitati a dare una risposta all'amore. Poi leggerò anche qualche poesia. Più che altro voglio sentire voi su questo merito, sull'amore
che va oltre la morte e l'amicizia oltre la morte. Quindi siccome la famiglia dei coniugi dello storico Claudio Galeazzi è stato un bellissimo matrimonio, io devo leggere, lui l'avrebbe declamata la poesia. La declamo io, l'ho dedicata a Liana. Bella come la stella del mattino che brilla nel cielo dopo la notte buia, per indicare una nuova giornata di cammino nella vita, disperdendoci nell'oblio, raggiante e buona come un dolce frutto maturo e fresco che ristora solo, dopo un morso l'arsura di un giorno accaldato. Amavi la vita e la gente, donando sorriso e un abbraccio al sofferente, all'angustiato, e la tua parola di conforto era profonda come un lago. Hai lottato come una vera massone il male del secolo, e solo la morte ti ha arresto, ma non ha spento il tuo sguardo verso il tuo amato sposo sorridente, che ti teneva per mano dolcemente, rimanendo nei ricordi della povera gente. Ecco, quindi io vorrei fare un applauso a Claudio Galeazzi, perché c'ha la febbre, e a sua moglie, e il suo ricordo. Lo facciamo così. Verso Milena Pedracca di declamare un amore eterno. La poesia dedicata a zia Bettina, la fidanzata di Caruso. Ecco, quindi preferisco che parli lei. Così declama anche la poesia. Anche sì, certamente. Allora. Vabbè, io sono Milena Pedracca, mi presento per qualcuno che non mi conosce, ma pare che mi conoscono tutti qua, no? Dillo tu un po' di biografia, sono una pittrice internazionale. Milena Pedracca è un'artista internazionale. Io faccio sempre le mie opere, tante comunque con Marilyn Monroe, che è stato pubblicato con Mario Fratti. Di New York, a New York, una grande galleria d'arte internazionale. Però io preferisco Milena. Quindi è una grande artista internazionale, ci sarà anche sul libro che sto facendo, tutti i libri, tutto ciò che faccio, ci sta sempre Milena, perché vado sempre vicino. Anche se a volte perdo pure qualcosa come prima che mi sono dimenticata. Ma non perché non l'ho dimenticata Milena, perché mi è sfuggito. Beh, poi ci sono altre pittrici. Io devo ringraziare, infatti l'ho detto, ringrazio altre pittrici. Però io vi dico. Prima voglio sentire Milena, okay. Dopo sento Lucia, perché Lucia è impegnata, non voglio che mi dimentico. Va bene, allora questo è un quadro che ha vinto il primo premio internazionale 8 milioni a Ischia, anno 2019 questo. È il quadro di zia Bettina. Voi mi dite chi è questa zia Bettina? È la mia zia da parte dei Panetti, della famiglia di mia madre, che erano inglesi e che hanno fondato delle industrie importanti a Napoli, acciaierie, Armstrong, ecco, e hanno dato lavoro a tanta gente. Allora, questa zia Bettina abitava nella famiglia Panetti, che si trovava a Napoli. I Panetti stavano in Armstrong, io il mio bisnonno Riccardo aveva aiutato la famiglia di Caruso a Napoli, perché non stavano bene Caruso, la mamma lavava i panni, allora non c'erano le lavatrici, lavava i panni nella nostra casa, servizi, e si portava sto piccolino appresso Caruso, il carosiello lo chiamavamo Caruso. Se lo portava appresso ed ha conosciuto zia Bettina, era la stessa età, zia Bettina era la figlia del mio bisnonno Riccardo, la mia bisnonna è Maddalena Liberti, parente pure di una grande attrice Liberti,
Ria Rosa Liberti, una grande cantante, che poi si trasferì a New York. Allora, questi si innamorarono da bambini, proprio piccolissimi, Caruso e Giabettina. Però la storia ne parla poco. Perché ne parla poco? Perché la storia purtroppo non è come adesso che sul web subito le notizie e tutto quanto, no? Però in alcuni film hanno messo questa Giabettina. Caruso proprio ha fatto un film a New York dove viene nominata Bettina, che poi non l'ha seguito a New York. Perché non è andato? Perché allora si dovevano fare le fuitine ad andare via, così, ma la famiglia non si permetteva sta cosa, le famiglie beni, no? E quindi lui partì per New York col bastimento, cioè con questo grande piroscafo come si partivano prima, e lei rimase a Napoli. Però l'ha sempre aspettato il ritorno di Caruso, perché le cantava le serenate sotto al balcone suo, cantava delle serenate meravigliose che mia zia a sua volta cantava a me prima di addormentarmi. Perciò io poi ho voluto fare questo revival, ricordare questa zia mia con questo ritratto bellissimo che ha vinto il primo premio. Ora vi dico la poesia di Amore oltre la morte, per mia zia Bettina e per Caruso. I tuoi occhi color del mare, fissateli questi occhi perché sono proprio color del mare, perché Dalla, quando va a Sorrento, scrive Caruso, la canzone di Dalla è ispirata a mia zia, perché a Sorrento gli raccontarono questa storia di questa ragazza bellissima che era venuta al capezzale suo prima di morire. E hanno raccontato delle storie bellissime di questa Giabettina. E quindi Dalla ha scritto quella canzone bellissima, mondiale, una canzone meravigliosa, no? Che tutti conosciamo. Però non sapevate chi era sta Bettina, viene nominata nella canzone. Ve la ricordate la canzone di Dalla? No. Viene nominata questa ragazza dagli occhi di mare, che è con questo piroscafo che non è partita. Allora, i tuoi occhi color del mare alla ricerca dell'amore perduto, che era Caruso, l'amore perduto, no? Tu ancora guardi lontano, la fanciulla sempre, no? Oltre l'oceano, fissando punti di luce che irradiano il tuo viso, immortalato in momenti eterni, vissuti di dolce incanto. Con la persona tanto amata, il tuo Caruso, passione di un amore carico di energie, fili ardenti, vedete questi fili ardenti? Questi fili ardenti solcano il tuo volto, come capelli orditi da trame aggrovigliate di rosso ardente, come fuoco che ti brucia dentro, che ricama la tua vita, di dolci soavi momenti, rimembrando i fugaci attimi d'amore che aveva avuto con suo Caruso quando era giovane. Ma è pura la tua beltà che come angelo guarda attraverso onde, ecco, le onde, le vedete? Guarda attraverso onde e sente quell'anelito sospiro di lui che tanto hai sognato e rivissuto dentro di te. Una polvere azzurra, guardatelo, come ali di farfalla. Che fa questa volare azzurro? Fa volare la tua anima in mondi meravigliosi, ma mai ritrovati, perché poi Caruso è morta giovane, non è 48 anni. E quindi lei l'ha perso. Adesso sei immortalata su questa tela ed assapori le dolcezze dell'amore. Che sarebbe la nostra Sofia Loren nella Ciociara, che l'ha girato pure qua, la Ciociara, a Pondi, a Sermoneta, ecco. E quindi io l'ho fatto perché io l'ho conosciuta da bambina, la Sofia Loren, perché io sono di Pozzuoli e mia madre era una grande di Pozzuoli, aveva una scuola di teatro, Cumanum, dove Sofia venne a studiare nella scuola di mamma e le fece fare proprio il concorso di Bella Flegrea. Prima di arrivare a Roma ha fatto un concorso a Pozzuoli, Bella Flegrea, dove ha vinto, e mia madre l'ha educata, l'ha vestita, tutto, perché erano proprio poveri.
erano proprio poveri, poveri, poveri. Infatti mi raccontano che lei aveva una camiciola talmente che si era consumata, mi racconta una mia amica che abitava a Pozzuoli, scendeva dai gradoni di Pozzuoli con questa camicia così sottile, era bella, però era una camicia consumata perché era povera, non ce l'aveva altra, quindi è una cosa che mi racconto nuova perché non lo sanno. E quindi Sofia mi è rimasta nel cuore, Sofia Loren mi è rimasta, poi ho girato la Ciociara e quella pure la Ciociara, quella lì, poi c'è il ritratto di Sofia, se vedete là il ritratto di Sofia Loren, e poi c'è Sofia sul terrazzo di Pozzuoli, quello è il terrazzo di Pozzuoli, se lo volete vedere, quello là sta sul terrazzino di Pozzuoli che affaccia sull'anfiteatro Flavio, era giovanissima là con le calze a rete, e questa Sofia ai loro, ho fatto Sofia tutta una serie, perché non sono tutti quadri, ho fatto una serie di Sofia a Gold che poi ho fatto anche sugli abiti che hanno sfilato a New York, questi abiti di Sofia Loren. Va bene, io penso che può bastare. Ah no, questa è il quadro di... Questa è sempre la zia Bettina che ricorda e che sogna di sposarsi. Lei sogna in riva al mare di sposarsi, in riva al mare vicino Capri, vicino Pozzuoli. E quindi questo amore che non ha mai potuto vivere pienamente. Lei non si è più sposata e aveva la fotografia di questo grande tenore sul comodino. Fino alla morte. Fino alla morte. Questo amore oltre la morte mi ha reso lei. Amore oltre la morte, dobbiamo girare un film, stiamo facendo la sceneggiatura. Perché è una storia che nessuno sa. Va bene, io lo so che è annoiato. Possiamo chiamare la sua storia. Sono stata più sintetica di questo non poteva essere. E adesso chiamo anche Beatrice, perché andiamo a ringraziare il comune di... Buonasera Silvia, il sindaco, ringraziamo. C'è quella sedia, no? La Sigelino? Salutiamo insieme, ma poi vogliamo solo una mamma, è questa cosa. Vuoi che te lo porto lì, il seggiolino? Sì. Perché mi ha tutto registrato. Allora, posso stare anche là? No, mi devi stare là? No, ah, mi sono permessa di portare i miei palpiti d'amore. Poi se qualcuno è interessato, sono le poesie, le ultime che ho fatto con i miei quadri. Allora, se uno è interessato, poi lo può vedere. Scusa, desidero. Sì, perché poi questo mi hanno tutto registrato su YouTube. Devo dire che devo ringraziare Lucia Fusco, che Lucia Fusco ha dovuto andare via in quanto ha un'amica non bene e ha bisogno d'aiuto. Lei è una donna meravigliosa che mi ha aiutato anche a stilare il libro, l'antologia Mamma Donna Meravigliosa, è presidente delegata Italia. Quindi ha dovuto andare via, l'avrei voluta vicino a me, però sei già venuta per onorarci, noi siamo della DILA, io sono vicepresidente dell'associazione DILA, e porto i saluti anche da Bruno Mancini e da tutto lo staff. La nostra amica Milena rappresenta la presidente delegata Campania, nel stesso tempo rappresenta anche come delegata vari paesi, varie nazioni americane, anche il Brasile, quindi abbiamo l'amore per il Connecticut. Ecco, quindi io saluto tutti, che adesso mi vedranno perché Bruno Mancini poi ci porterà grazie a lui su YouTube, ringrazio tutti i soci e gli amici della DILA e anche voi presenti. Adesso io desidero però, voglio dare l'onore anche al comune di Montinia che ci ha dato questa onorificenza.
l'assessore alla cultura Maria Rita D'Alessio, il sindaco Aligio Don Polillo e anche la mia amica nonché alunna del Vittorio Veneto, Beatrice Milani. Prego, poi facciamo parlare l'assessore alla cultura. Allora, facciamo un piccolo intervento, visto che chiamata, mi sento solo un attimo, poi sì, lascio volentieri il posto a questa autrice. Allora, che possiamo dire alla mia insegnante? Dopo tanti anni non l'ho più chiamata professoressa, mi fa ancora un po' strano non chiamarla professionessa. Però la vita insomma ci dà diverse possibilità e da luna insomma adesso sto in veste di amica innanzitutto e poi rappresentante del comune di Pontinia nella qualità di assessore. Ecco, oggi si parla, l'argomento di oggi è l'amore, l'amicizia oltre la morte. E l'amicizia oltre la morte. A me in poche parole le voglio dire in memoria di mio padre. Memoria di mio padre, qual è l'amore per un genitore? Un amore forte quanto per un genitore, no? Ci sono questi amori che comunque secondo me vanno oltre la morte, perché non si può interrompere un rapporto, diciamo, di questo tipo. Si può trasformare. Il primo tempo è comunque tragico perché si sente tanto il distacco. Nel tempo si allenta un pochino il distacco, ma si sente comunque la presenza. Io sento la diversa presenza di mio padre nella mia vita, ma dentro di me lo porto sempre come nel primo istante che l'ho conosciuto, insomma, no? Il carissimo Benito Milani. E sono orgogliosa ogni volta che racconto qualcosa di lui e di quello che è stato anche lui per Pontinia. Quindi ecco, l'amore oltre la morte. L'amore non ha fine, l'amore continua sempre nel tempo, si trasforma, questo è in poche parole. E poi vabbè, uno ha avuto anche altre presenze, ma l'amore più vicino per me è mio padre, posso anche dire nonni, però comunque sento una presenza un po' più lontana, ma un genitore è un genitore. E spero di sentire sempre più lontano gli altri distacchi, però la vita è fatta anche di questo. E dobbiamo cogliere l'attimo ogni giorno, vivere ogni giorno nella pienezza della vita, perché la vita è amore, amore in tutte le dimensioni, nelle amicizie, nei rapporti familiari, nei rapporti con i figli, i genitori, eccetera. Quindi ecco, questo piccolo pensiero che voglio dare a tutti, per me l'amore oltre la morte è questo, non è altro che una trasformazione e continuità. Dopo una grande sofferenza, perché si sa che il distacco dà tanta sofferenza, però poi piano piano è come un germoglio che piano piano poi cresce ed è una bellissima piantina nuova, che è diversa da quella che già c'era, però c'è, si trasforma. Ecco, questo è il mio. Adesso lascio la parola alla mia collega, Maria Rita. Ecco. Grazie, buonasera a tutti, grazie un pochino perché c'ho anche questo meraviglioso quadro ma non riesco a vedere le signore di là, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, ovviamente io e Beatrice portiamo i saluti dell'intera amministrazione comunale, ben trovate, dell'intera amministrazione comunale e del sindaco fra tutti ovviamente, il dottor Tombolillo. Detto questo io volevo ringraziare Angela, ringrazio Angela per questi due eventi che ho organizzato qui nell'Androne del Mappo, il primo si è svolto la settimana scorsa venerdì ed è stato meraviglioso, ma anche questo già sto vedendo che non ha nulla da invidiare rispetto a quello precedente, anzi questa sera addirittura abbiamo dei meravigliosi petali di rosa in tessuto. Grazie Anna. Fantastico, è stata Anna. Facciamo la partita! Vengono da Roma, un applauso per loro. Bene. Grazie che siete venuti. Adesso
E quindi complimenti per Angela, stavo dicendo, per aver organizzato queste due serate meravigliose. Io mi auguro che ce ne saranno anche altre, esattamente come ho detto la volta scorsa, e mi auguro anche che provengano anche da qualcun altro di noi o da qualche altro esterno. Insomma, ben vengano questi incontri che facciamo di scambi. Ma noi ti adottiamo in Messico e Perù. E Perù. Volevo fare un saluto al maestro Turco, capito, che è qui con noi. Franco Turco, lo dico in particolare per i signori di Roma che magari potrebbero non conoscerlo, è una storia del, è una storia di un'istituzione nel nostro paese di Pontinia. Siete troppo buoni. No, siamo obiettivi. Rinnovo anch'io i saluti a tutti e veramente vedo qui molte composizioni e soprattutto è il volto della donna che primeggia, probabilmente si sposa con l'idea dell'amore. Ma a proposito dell'amore, io volevo sentire se siete d'accordo con me. C'è sul dizionario italiano una parola che viene offesa, maltrattata, fraintesa, sciupata, è l'amore. L'amore non è quello quando fanno così big in televisione, non è quello scritto sui muri dai nostri giovani, non è quello sulla corteccia dell'albero con la freccetta e il cuore. L'amore è una parola grossa. Cioè, adesso io prescindo dal concetto cristiano, per non sembrare un sacerdote, ma scusate, l'amore ha come riferimento Dio, Gesù Cristo. Quello è l'amore. L'amore quindi come concetto porta tutte quelle virtù, quelle bellezze che ci riportano a Lui. Infatti l'amore vuol dire carità. San Paolo diceva, se io parlassi tutte le lingue del mondo, ma non avessi la carità, cioè se non avessi l'amore, quella umiltà, quel rispetto, quel passo indietro, che purtroppo nei nostri tempi non sempre succede. Come mai l'hai ammazzata? Perché l'hai ammazzata tua moglie? Perché l'amavo. Cioè, è una cosa, cioè non ci troviamo, cioè non c'è il ritorno. E allora ecco che confondiamo l'amore con quel torbido demone che è la gelosia, per esempio. E quindi il rispetto, il perdono, la disponibilità verso gli altri, quello è l'amore. E quindi l'amore anche come concetto dà, non chiede. Ecco il passo indietro. Chi ama fa un passo indietro. Non prende il coltello perché ha avuto uno sgarro o un'offesa dalla moglie, fa un passo indietro. Personalmente io vivo l'esperienza che di fai questi passi indietro ne ho fatti 20 anni, una confidenza che faccio a voi, me ne faccio una ancora più grave, più tragica. Io quando insegnavo catechismo ai ragazzi, ragazzo anch'io, avevo 17 anni, dicevo sempre, badate bene ragazzi, l'amore è un sentimento che nasce dal cuore, è un bisogno che poi a una certa età va oltre la mamma e il papà e quindi si comincia a guardare l'altra parte, con la bellezza ci si fidanza, ma con le virtù ci si sposa. Ricordatevelo, io sono scivolato sulla mia stessa battuta, perché io purtroppo, una confidenza che vi faccio, io ho sposato la bellezza, ma mi sono trovato, forse il mio torto proprio perché l'inclinazione al bello per cui dipingo, per cui ho avuto questo dono, va bene? E allora sono stato attratto dalla bellezza e ancora oggi la bellezza mi tocca, mi commuove, mi affascina, per carità. Ma l'amore non può prescindere da un riferimento preciso che è Dio.
se ci andiamo a prescindere dal pensiero di Dio, tutto il resto è amore malato, è amore combinato così in qualche maniera. L'uso della parola amore oggi è bistrattato, è offeso, e dobbiamo chiedere scusa al dizionario italiano se usiamo male questa parola. Dal momento che ci sono molte donne, molti ritratti di donne, mi permetto di chiamare in campo il nostro amico Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, ed ogni bocca diventa tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella sen va sentendosi laudare e va di benignità così vestuta che gli occhi non la può chi non la prova. Ecco, questo è Dante, che è referente verso la donna, ma anche perché porta sempre nella parola amore un riferimento a Dio. Per carità, non con spavalderia, l'avevo messo di dirvelo, ma ve ne faccio una confidenza. Vi ho detto prima che io ho impiegato 20 anni di passi indietro prima del distacco. Gli stessi amici sacerdoti con cui io ho vissuto tanto tempo a fianco, a un certo punto si sono convinti, mi hanno detto: no, stacca la spina, perché vai verso il peggio. Il peggio mi è arrivato per 3 volte, perdonatemi questa confessione, per 3 volte io ho il corso il rischio di fare fuori mia moglie. 3 volte. Mi ha salvato la fede, ho fatto quel passo indietro. Che è molto importante, perché Padre Michele è venuto l'altro giorno e ci eravamo tanti, sarebbe venuto anche oggi. Loro si impegnano, anche loro hanno amore verso il prossimo, è un altro amore che va mai dimenticato, perché anche quello è la vocazione delle suore e da altre persone di fede, è anche amore. Quindi amore verso il prossimo. Un po' ognuno segue la sua corrente, ma non dimentichiamo Gandhi, non dimentichiamo altri personaggi. Tutte le persone giuste devono essere ricordate oggi come amicizia e come amore, perché questa è anche un'altra forma d'amore che va oltre la morte, perché loro saranno sempre ricordati e danno sempre un esempio. Le persone giuste devono essere ricordate oggi come amicizia e come amore, perché questa è anche un'altra forma d'amore che va oltre la morte, perché loro saranno sempre ricordati e danno sempre un esempio di vita. Ora desidero Anna. Infatti devo dare Anna. Con la Iago venga qua. Io sono come il Papa, la persona, il lavoratore dell'umile nella fine delle... Ma vieni qua, devo riprenderti, no? Diceva scusate con la Jacopo. Presentiamo l'artista Anna con la Jacopo. Vieni qui, devo far vedere Bruno Mancini. Scusa, devo ringraziare Anna con la Jacopo. Voglio ringraziare solo una cosa, una persona, mia madre, che sta qui vicino a me. Qual è la persona? Ringrazio tutti i presenti che sono qui, che Angela mi ha invitato, e io per un atto d'amore verso Angela sono venuta a aiutarla. No, siamo pure un po' lontani parenti. Ok, va bene. Ringrazio tutti voi, soprattutto tutta Pontinia che è venuta qui, e anche, come ha detto la mia collega, che
dal Messico e dal Perù. E dal Perù, che poi non è neanche poco. Va bene, ringrazio Mancini che non è venuto, purtroppo ha detto che perché c'ha. Ok, va bene, lo ringraziamo lo stesso, gli mandiamo un saluto a Ischia da parte di Pontigna. Certo. Okay, no, lo ringraziamo anche questi eventi che sta facendo con Flora Lucco ad Ischia, quindi noi ci andiamo da pari. Ecco, io desidero, se permettono le pittrici, ringraziare le nostre residenti all'inizio, perché vengono pure da Roma e stanno pure in piedi, mannaggia. Poi vediamo, pittrici. Prego, Aide, Cecilia. Cecilia, deve raccontare un amore grandissimo. Frida Kahlo, il suo amato Riva. Prego. Frida Kahlo. Peccato, devo portare manco un quadro su Frida Kahlo. E lei l'autrice che mi ha fatto fare la mostra di Frida Kahlo. Vieni qua, dai, vieni. Vi presento Cecilia. Dell'Associazione Internazionale Orchidea Latina e Messicana. Sì. E poi hai del Perù, del Perù, che sono molto unite, sicuramente molto importanti a Roma. Abbiamo fatto una grandiosa mostra su Frida Kahlo a Roma, due anni fa, vero? Tutto Frida Kahlo nell'Università Valdese a Roma. È stato un successo straordinario. Devo dire, un elemento molto importante, la nostra amica non solo ha fatto conoscere Frida Kahlo, io lo conoscevo ma non sapevo chi era, la donna che ho visto un quadro quando ero piccolina, c'avevo 8-9 anni, con le scimmiette, e quel signore che c'aveva questo quadro così con le scimmiette, se questa è una grande pittrice internazionale, ho capito. Mi sono ritrovato poi questo quadro da Milena e mi sono ricordato questa immagine. Ecco, cosa devo dire? Che la nostra Cecilia è stata riconosciuta dallo Stato del Messico come la grande portatrice culturale della cultura messicana, anche la cultura dei morti. E l'abbiamo fatta la manifestazione della Chiesa qua. La cultura dei morti. La festa dei morti tutto il mese di novembre con l'Orchidea Latina facciamo queste ricorrenze per l'altare dei morti e con il ovviamente con il progetto di Frida Kahlo 360 gradi, come diceva Angela, abbiamo avuto un successo strepitoso proprio con le opere anche di Milena Petrarca e le poesie anche che abbiamo fatto con la signora Tiberi. Ha avuto molto esito perché raccontava proprio la vita vissuta di Frida Kahlo. Frida Kahlo era una persona molto guerriera, molto malata anche fisicamente. Penso che con qualche trastorno mentale dopo tutto ciò che le era successo, perché lei raccontava che aveva subito due tipi di incidenti, no? Il primo era quando aveva avuto questo incidente sul tram. E il secondo, si parlava adesso dell'amore, quando ha trovato suo marito. Erano i due incidenti che lei diceva che l'aveva trovato. Perciò quando si parla dell'amore, non è una cosa materiale che finisce in quell'angolo. Invece secondo me l'amore deve rimanere in eterno, perché la bellezza non soltanto è quella esteriore, ma anche quella interiore che portiamo ognuno di noi. Una mostra su Frida Kahlo, che poi la nostra presidente si vestirà in maniera messicana e peruviana, Aide, poi devo sentire anche lei. Desidererei che tutte voi pittrici fate un'opera pure a Frida Kahlo e fare una bella mostra a livello regionale. Facciamo una cosa un po'. Vabbè, io comunque mi sono comprata una
borsa che raffigura Frida Kahlo, perché anche io l'adoro, quindi io mi porterò. Frida Kahlo non è soltanto un mito, un'icona, ma anche cioè, un stato di vita, una filosofia di vita filosofia da portare proprio all'interno di ognuno di noi. La guerriera. Allora, la organizziamo prima qui e conosciamo bene Frida Kahlo e poi piano piano vediamo di andare in provincia. Poi la porteremo a Rocca Gorgo con la nostra Anna Maria Alberto. E anche nel Messico, con la nostra Sicilia. Alla fine dell'anno, alla fine dell'anno proprio andare a portare questo progetto di Frida Kahlo, portarlo proprio a casa sua. La casa azzurra. Allora adesso sentiamo Aide, presidente. Rappresenta la cultura peruviana con la sua associazione culturale. Prego Aide. Buonasera con tutti, scusate il ritardo, abbiamo avuto qualche incidente sulla panchina purtroppo. È la prima volta che sono qui e devo dire che, grazie a Angela, sono molto onorata di esserci qui e quindi chiedo scusa ancora. Però sì, io sono dal Perù, rappresento l'associazione Corazón Latino, siamo anzi dal 2004 e abbiamo lavorato molto sul campo dell'immigrazione per quanto riguarda la salute, quindi con il Ministero della Salute e con un'organizzazione molto grande che si chiama OIA. Quindi questo per fare un resoconto dell'associazione, quindi dell'attività che ha fatto in tutto questo periodo all'infuori, di avere una scuola di canto, strumenti, danze, eccetera, anche lingue, tra i quali poi abbiamo lavorato anche sulla intercultura, quindi far conoscere la cultura peruviana o latinoamericana, perché dato che siamo ci abbiamo avuto diversi rappresentanti di altri paesi, quindi che facevano parte dell'associazione, tuttora siamo un po' molto fermi, però speriamo di riattivare insieme. E tutta questa cosa considero che si lega sempre con la parola amore, perché quello è l'elemento che muove il mondo e forse per il quale è stato creato l'universo, tutti noi e tutto quello che ci sta dentro dell'universo. È quello che è la forza motrice per tutte le cose che poi facciamo nella nostra vita. Quando sbagliamo, quando accettiamo, però l'importante è che riusciamo a fare il meglio di noi e dare il meglio sia per il prossimo che con tutti gli esseri viventi. Questa è la premessa che abbiamo della associazione. Quindi io ringrazio ancora e grazie a tutti. Ringrazio Lucia e Maria che mi hanno fatto incontrare Anna Maria. Sì, perché insieme a Maria un giorno nell'Eco Museo, che è il museo di Rocca Gorgo, e Maria lesse una poesia sulla mamma. E in quell'occasione prende insomma l'idea di presentare il libro. E il 12 maggio, il 14 maggio. Abbiamo avuto questo piacere di ospitare nel teatro comunale di Rocca Gorgo Angela, Elena. Maria, vieni un attimo qua, ti voglio riprendere. Questo è importante. Maria. Ricca, Maria, vieni un attimo. Vieni un attimo qua. Voglio riprendere. Maria. Maria. Io faccio la decorazione. Qua c'è anche la nostra amica Milena, perché tutti i libri che faccio è sempre la mia.
l'altro libro completo di Franco Turco, il mio primo libro, che ho tanto successo, con Franco Turco. Vedi? Quindi non dimentico nessuno. Un applauso a Franco Turco, se andate. Rispondere al telefono. Allora Maria, dai. Che devo dire? Buonasera a tutti. Sono appena rientrata da Ischia, da questa esperienza di questi incontri dedicati alla poesia, alla scrittura e alla pittura. C'era un mio quadro. E c'era il quadro di Milena Petrarca, che è stato molto apprezzato. E facciamo una bella cornice all'interno di questa biblioteca antoniana. Devo dire che rappresenta la moglie. La moglie, poi sì, io non sapevo, poi è stato detto. E devo dire che è stata un'esperienza importante, perché in questo incontro, non solo di poetesse, ma anche di scrittrici, di scrittori e di cantanti. È stato un arricchimento culturale notevole. Sono contenta di aver fatto questa esperienza. Contenta, grazie. Angela, grazie a voi. Grazie anche a te, che sei un'amica preziosa come Lucia. Siete tutte preziose però, sì. Non posso escludere nessuno. Sì, perché è il mio successo, non è mio, ma di tutti voi, compreso anche i nostri amici che sono qui. Per 2 anni siamo stati sempre in piazza insieme. Grazie. A Roma, Santorini, questo amico mio qua è artista, questo è un artista. Ah, poi ci pensa. Vuoi dirci il tuo nome? Vedi, si nasconde dietro la colonna. Prego, Edoardo. Feola, Edoardo Feola. Allora se viene venga, venga un attimo a ripreso. Sì. Vieni qua, dai. Un attimo perché vengono pure questi di Roma che sono stupendi e hanno la villa San Felice fianco alla mia, sono venuti apposta, non lo sapevo, ma fatto una sorpresa. Venite a vedere la punta di riprendere. Volete venire qua che vi riprendo, no? Perché no? Dai, vieni tu, dai. Io volevo parlare dell'amore. Parli dell'amore, quello che ti va. Di latina. Di latina, sì. Scusami. No, io dell'amore ho tutto da imparare. Sì. Qui per esempio stasera ho preso delle cose che non immaginavo. Non so, c'è sempre da imparare in amore. E io cerco di imparare il più possibile. Cosa hai imparato? Per esempio qua ho imparato, dai. Cosa hai imparato? Stasera che ho imparato. Che hai imparato? Allora, ho imparato intanto che è bellissimo vedere le cose dalla prospettiva che avete voi donne. E qui è forte questa cosa. Sapete portare tutto in una dimensione che è quella più vicina alla realtà. Cioè, avete tanta fantasia, tante cose, riuscite a produrre cose bellissime, però nello stesso tempo avete quella concretezza che hanno le madri anche. Quindi veramente bello. Io mi sono trovato molto bene qui con voi, così preso da questa atmosfera. La famiglia di Franco Petrarca, parla di mio marito. Senta, ma lei, signor Favole, è un artista in che senso? Cioè dipinge, scrive, cosa? Dipingere, è un pittore? Allora io sono mio marito Allora, io sono un allievo di Renato, Renato Griffo, che poi è parlato di me. Parliamo di questo Renato che si nasconde. Sono una vittoria, c'è una collettiva, no? C'è una collettiva. Poi abbiamo qui anche la nostra Salaicis, che è tutto il mondo. Come si pronuncia il cognome? Salaicis. Vengono da Roma, Da Roma. Oddio, questo è più YouTube adesso. Verrai anche su YouTube di Ischia di Provoci. Infatti quello è il... Abbiamo 40 milioni di fan. 40 milioni di fan. Sì. Abbiamo. Posso andare adesso? Sì, non è no. Faccio parlare. Grazie a lei. Però ci abbiamo fatto il filmato. No, abbiamo fatto il filmato.
Qua ci sono? Ma quelli che sono per la pace, e quando ho detto pace ho detto tutto. Sì. Bravo. Che ha 18 anni, è giovanissima, quindi è un'artista in erba e questa sera ha portato due sue opere. Sono le prime queste? Sì. E tu? E sono queste qui esposte. Eccole qua. Ce le puoi venire a spiegarcele? Passiamo, sì, passiamo di qua, dai. Sono a vedere le opere. Vediamo un po' Carlotta che ci ha portato. Allora, vediamo un po'. Ho portato due acquarelli. Due acquarelli. Questo è abbastanza esplicativo, sono dei girasoli. Questa è una donna che viene un po' accecata da questi fiori e nella mia mente è un po' accecata dall'amore e da tutta questa delicatezza che è l'amore. In senso positivo? Sì, sì, è molto veramente positivo. Bene, quindi effettivamente anche i colori, le forme e la tua fantasia lo esprime, no? Quindi è una donna innamorata, molto positiva e molto bella, trasmette molta tranquillità, serenità e poi girasoli, un classico, insomma. Complimenti, quindi sono i tuoi primi acquarelli? Sì. Beh, complimenti a Carlotta. Di Latina. Ah, dove sta adesso il liceo artistico? Vicino alle Autoline. Ah, ok. Bisogna andare stamattina, adesso c'è il tribunale lì, non c'è più il liceo artistico, ormai non ti amo. Bravissima, allora, un in bocca al lupo e buon proseguimento, eh? Va bene? Tanti auguri anche a Carlotta Trentin. Perché come allestisce lei le mostre, non le allestisce nessuno, e ne sappiamo perché per tanti anni abbiamo lavorato insieme con tante svariate mostre di pittura, abbiamo avuto anche gli stessi insegnanti di pittura, bei tempi, e niente, che vi dico, faccio pittura per hobby, non cerco per lavoro, è una cosa che mi rende felice a me e metto su tela ciò che sento, ciò che provo, sono molto restia agli incontri perché sono molto, la mia pittura è mia e basta, in teoria. Sì, prego. Sì, io sì, qualche tuo quadro, perché se no non sappiamo. Vabbè, io dipingo un po' di tutto. Ecco, questa ecco. è ninfa ambientata forse nell'Ottocento, perché ci sono ancora i butteri che andavano a cavallo a ristorarsi con i cavalli nelle acque di ninfa. Poi ho fatto un ritratto di Renoir, un omaggio a Renoir. Era, sì, anche un omaggio a Renoir e tante altre opere che ho a casa e colleziono e le tengo per me soprattutto. Bravissimo! Non c'era luce, è fuori fuori la luce. Ecco, ecco.
c'è poco da spiegare. Io quando vado in giro a fare le mostre vi porto sempre qualcosa di dove vado. Questa per esempio è una presenza a Rodi, due volte ho fatto due mostre a Rodi, mi sono riportato uno o due pezzi che ho in corso. Questo è di casa nostra, questo è questo, non so se riconoscete qui Ponza, purtroppo la luce è quella che è, Ponza. E questa è la tenuta che aumenta, continua a aumentare. È un avaraccio, gliel'ho detto in faccia, io continuo a dire. Gli ho fatto 10 composizioni, gli ho fatto 10 composizioni della sua zona lì, ho girato dappertutto. Questa a lui non è piaciuta, ma è piaciuta molto a me. Sono gli ulivi, questi li ha presi già tutti secolari dalla Calabria, li ha presi. E li ha... Adesso addirittura, a proposito di aumenta, è arrivato qua da 50, è arrivato a Cartaccio. Poi dice che ha recuperato anche qui le serre della 47. Senta, ma gli altri ce li ha? Ce li ha lui? Gli altri suoi quadri ce li ha lui in esposizione? Ce li ha lì dove la sua moglie fa ristorante. Dove c'è il laghetto. Sì, come no, la famiglia. Sono tutte composizioni 1,70 m. Solo questa io, ma, sì, una l'ho voluta, la tengo io. Questa è bellissima. Passiamo a riprendere anche i quadri di Milena Petrarca lì, Sofia Loris. Allora, io sono Milena Petrarca di Pozzuoli e ho conosciuto Sofia Loren da bambina a 5 anni. È stata un'esperienza molto bella perché mia madre raccoglieva tutti gli artisti nel suo salotto di Pozzuoli e nella sua scuola il Cumanum. Ha raccolto Sofia Loren, ha raccolto i grandi cantanti che poi sono diventati famosissimi perché mia madre scriveva canzoni napoletane. Ha vinto una Villa al Faito con una canzone. Goppo fait, sta funi via, te porta in cielo e tu te senti sospira. O golfe Napoli, perché sta via, Castellammare, o Vesuvio, o abbraccia, sta montagna piena, tronda, gabbandena, col pallonna. Sai, io e ne, viene bella famosa con me. Sai, io sa, o fai te voglio portare. Questa è una canzone di mia madre che ha vinto la Villa a Faito. Il Faito, sì. Il Faito è la montagna che sta proprio nel mare. E quindi ho conosciuto da bambina Sofia Loren. Mi è rimasta nel cuore questa... Perché lei le insegnava tutto. È fatta partecipare alla Bella Flegrea. Le insegnava come la postura, come entrare in scena. Ha insegnato l'inglese. Insomma, era una ragazza che è stata formata nella nostra famiglia. Anche Gennaro Cannavacciuoli, che è morto pochi giorni fa. Gennaro Cannavacciuoli, il trasformista, quello bello, no? Vabbè, Salemme lo conoscete, no? Anche la scuola di mia madre ha fatto Salemme, tutti dalla scuola di mia madre. Comunque, questo è il primo ritratto che ha fatto Sofia Loren, perché somiglia molto di più quando era ragazza. C'ha un'aria un po' altezzosa, perché lei è sempre stata un po' orgogliosa, Sofia Loren, perché aveva questo fatto che la criticavano, la famiglia era povera, a Pozzuoli non li capivano tanto, perché la madre poi non era sposata, lei era figlia naturale, tutte queste cose qua.
e quindi ha avuto un poco di problematiche sta ragazza, però nella nostra famiglia è stata accolta di cuore. Beh, sfamata, vestita e tutta educata da mia madre. Volevo Maria dire... Panetti Petrarca, mia madre. Maria Valenti Petrarca. Panetti Petrarca. Con la T, Panetti Petrarca. E la trovi su Google perché da poco le hanno intestato una grande villetta antica, il Tempio di Nettuno a via Caracco, via Terracciano Pozzuoli. È stata inaugurata la villetta intestata a mia madre. Ho fatto una mostra lì grandiosa nella villetta di mia madre. Ci sono tutti i ruderi del Tempio di Nettuno. Volevo dire a mia mamma che è qui presente che la signora Milena è colei che ha realizzato e mi ha regalato il quadretto, il quadro della Madonna, della Madonna. Ah, sì, casa, sì. Le è piaciuto, sì, signora? Sì, sì, ah, no. E le stavo dicendo, poi è nato questo, che è nato tutto un gruppo di Sofia Gold, Sofia Gold, perché è tutta in oro zecchino, vedete il fondo è vero, oro zecchino in polvere, e ho fatto tanti quadri, non è solo questo, ed è un quadro di Sofia Golden, è stato messo su un vestito che ha girato, che ho creato io, al Palazzo della Cultura a New York, quindi ha girato anche questo. Ecco, poi abbiamo questo qui che è giovanissima, qua sul terrazzo di Pozzuoli, dove c'è l'anfiteatro Flavio. Infatti ci sono, vedi, le serrande come una volta, queste cose qui. Poi lei era giovanissima, una ragazza esuberante, molto bella. E poi abbiamo la Sciociara lì, non so se è qua. La Sciociara, che è questa donna meravigliosa, qui poi la nostra Angela ha fatto la cover del suo libro, questa è la cover di Angela, e questa Sciociara, insomma, l'ho presa nella sua ira, nel suo dolore, nel suo immenso proprio... Cioè, è stata violentata questa figlia, ancora c'è il terrore negli occhi, si vede questo terrore in questa ragazza. E lei si vede dispiaciuta, che non poteva fare niente, una mamma che ormai si era rassegnata, però molto, molto, molto dispiaciuta. E anche qui c'è la Sciociara, proprio, qua proprio si vede il dramma, si aggrappa lei proprio a questo dolore, a questo grugnito della bocca, si vede proprio questo dolore, questa violenza. Sì, sì, lo esprime tutto, sì. Complimenti. E questi sono i quadri di Zia Bettina, che ho detto all'inizio non c'eravate voi. No. Allora, Zia Bettina, ecco, è stato pubblicato anche qui, un libro che adesso, non lo so, se qualcuno lo vuole acquistare, il mio libro di poesie, potete pure acquistarlo. E questa Zia Bettina, la fidanzata di Caruso quando era giovane, e quest'amore oltre la morte, di cui poi è anche il titolo della manifestazione, Amore oltre la morte, di questi due giovani favolosi che hanno vissuto poco il loro amore, perché poi il nostro Caruso è partito per New York e non ha potuto consumare l'amore con la zia, perché è stato accolto nella nostra famiglia Caruso. Era piccolino con la mamma era la lavandaia della nostra famiglia, se lo portava appresso, se lo portava pieno di cultura, Angela, questo quadro ha vinto il primo premio 8 milioni 2019 attraverso la selezione di 470 artisti di tutto il mondo, è andato sul web, io non è che ho una giuria che ho comprato, una giuria falsa, questa è la giuria del web, vero Angela, che mi dici? E questa Amore oltre la morte, i tuoi occhi color del mare, si è ispirato anche dalla con la sua canzone Caruso, questa è la zia Bettina, gli hanno raccontato la storia a Sorrento e lui è rimasto commosso e ha scritto la storia di mia zia. Quindi io voglio andare ancora all'Hotel Vittorio a vedere questa storia, sta nella camera la suite d'onore di Caruso. Complimenti, storia, conosciamo sempre qualcosa in più. Va bene, comunque questa è anche zia Bettina che sogna il suo amore e sogna un vestito da sposa che non avrà mai, ecco, arriva al mare, lei sogna le onde come un vestito da sposa. Ecco. Complimenti. Non vi racconto la poesia, l'ho detta prima, va bene? Grazie, grazie.
dire un attimo Angelina, non avevo finito, eh? Angela, ci sono altri due quanti, no? Vogliamo dire qualcosa pure questa? No, aspetta. È crocifisso del tempo. Solo che non abbiamo ripreso. E riprendiamo adesso? È finito. Carico. Sì. Si può. Adesso siamo vicino all'artista Anna Colaiacovo che ci spiegherà questi due quadri di Crocifissa del Frate e quindi la domanda sorge spontanea, ma se sono due quadri di un artista perché non ce li presenta l'artista ma ce li presenta un altro artista? Anna, buonasera. Ovviamente questo accade perché la signora del Frate non è più qui con noi, vero? Ci vuoi dire qualcosa di questi quadri che ha portato questa sera in mostra qui nell'androne del MAP del Museo dell'Agropontino? Queste due opere rappresentano la donna e questa artista che non è più qua tra di noi purtroppo, però a me mi fa tanto piacere e onore di portarli sempre quando vado a presentare delle mostre, perché comunque è un artista che porterò sempre nel cuore. Cosa rappresentano? Questa è lei, li chiami i calvi, non so perché, i calvi, però sono delle donne. Io ho portato, ho scelto queste due opere perché oggi rappresentiamo la donna. La donna, certo. Invece il 18 del mese scorso ho portato sempre due sue opere, le canne, perché lì si rappresentava la vegetazione a priverno per quanto riguarda il palio del tributo. Difatti lei ha fatto il drappo del palio del tributo. E beh, quindi insomma meritava di essere presente, certo, sempre, con le sue opere. Grazie, grazie Anna, e un saluto a Crocifissa dove sta. Grazie. Intanto buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, è quello che diciamo sempre in televisione, proprio buonasera. Ci siamo conosciuti a SL48 con Domenico Di Stefano, che è stato il mio compagno di vita e da cui ho continuato a scrivere e avere il coraggio senza pensare alle persone che pensano quello che pensano, non mi importa più niente, sono con me stessa. E così l'ho conosciuto Angelina Mandrucco, la nostra Margherita D'Alessio, Gianna Formato e Vincenzo D'Antomo. Prego Angelino. Beh, scusate, ma purtroppo la cosa è un po' di voce. Niente, fare un omaggio all'amore, ho una poesia nei miei primi 20 anni, però mi sembrerebbe la bellezza, eccola, l'importanza e la simpatia. Questa poesia è tratta di tre simboli. Perché quel viso d'angelo? E perché quel dolce incanto? Cosa nasconde dietro quello? A quale mondo appartiene? Eppure il tuo cuore batte. Le tue labbra non sono fredde e mure. Guarda amore quanto sole in questo cielo. E pensa quando bene con l'amore. Un tuo sorriso è come dire tanto. E il tuo silenzio non ti scordare niente.
C'è una pioggia di speranza nel mio cuore, un diluvio che non si ferma nel mio pensiero. Ma qual è la parola vera? E dove? Dove il profumo del tuo amore? Io cerco la tua mano, come la sete cerca l'acqua. Rivivo ogni giorno, ma ogni istante sembra eterno. Aiutami, aiutami a credere. Non farmi tornare indietro, ma dammi, dammi la speranza. Grazie. Una poesia dei miei primi pensati. E che onore che me ne dica. Poi, poi c'è, poeta, vero. Poi ce ne sono, c'è quello dei, grazie, dei 40, sempre 20 anni, e poi dei 60, sempre 20 anni. Sempre 20 anni, e poi 80 che lo sto vivendo adesso. Ecco, altri 20 anni. Con una bella signora. Oh. E l'amore. È l'amore, è la vita, l'amore è la forza, l'amore è la speranza. Tutto ciò che non potete farne a meno è l'amore. È l'amore. Bravo! L'amore vero! Quello vero! L'amore vero! Grazie Angelino con tutto il cuore. Bravissimo Angelino, eh! Grazie, grazie a voi tutti! Grazie che ci hai donato l'amore ad Angela Maria Tiberi! Allora, io voglio dedicare una poesia a un uomo dedicato al cavaliere Giovanni Rotunno. E devo dedicare queste due poesie perché non l'ho letto, tanto spazio a voi. E devo ringraziare a Saralli, Teresa con suo marito, e anche Emanuela, mia nipote, che ci ha portato. Grazie. Ecco, devo ringraziare anche la mamma di Maria Rita. Un applauso alla mamma di Maria Rita. Queste poesie è molto importante perché esiste anche l'amicizia oltre alla morte. Questo libro l'ho dedicato a tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita, quindi le portate nelle biblioteche, le ho portate alle fiere, quindi le ho mortalate tutte. Anche nell'edicola, anche la mamma, vicino casa mia c'è l'edicola e ci sta questo libro qua. Sì, anche la mamma Maria Panetta Petrarca e il papà Domenico Petrarca. Mm-hmm. Allora, questo è dedicato a cavaliere Giovanni Rotunno. A un uomo attempato, col pizzetto ai baffi, mi guarda, i suoi occhi attraversano la mia anima. Un sospiro ci unisce oltre le barriere del corpo. Gli do la mano e l'accarezzo. Sorridendo scompare l'affanno, il triste pensiero fugge. Abbiamo toccato l'amore che ci unisce oltre l'orizzonte della vita. Non era Eros, ma vera amicizia. Vera amicizia. E te l'ho fatto conoscere io, Sì, me l'ho fatto conoscere. Col premio Magna Grecia. Internazionale. No, volevo dire, ma se non era Eros, non era un peccato. No. Però è un altro tipo d'amore quello. È un altro tipo d'amore. Così è. Allora. Devo dire, io voglio dedicare ad una donna che ha vinto il primo premio, Rachel Jabari, pagina 57, a proposito dell'amore della violenza. Questa donna iraniana è stata impiccata perché lei ha ammazzato quello che l'ha stuprato e prima di morire poteva ritrattare, ma ha preferito morire per non ritrattare, perché la sua dignità era stata tolta.
Rosemary Jabbari aveva una ventina d'anni, molto di meno. Quindi io le dico questo. E poi ricordiamoci Violo, la nostra cara amica Violo, degli anni 70, non ha voluto riparare la sua violenza, voluto dall'uomo che l'amava a modo suo, e ha preferito ricorrere al tribunale finché non si è stato eliminato il diritto d'onore. Bene? Sì, ce la ricordiamo. Lo ricordate, sì, no? Sì, sì. Quindi è molto importante. Lei ha preferito essere impiccata, ma non perdere la sua dignità. Sei la nostra eroina. Tutte le donne del mondo ti onorano. La tua vita l'hai donata alla giustizia per riscattare la donna dalla brutalità umana, priva di dignità. Sei la nostra fata buona. Hai donato i tuoi organi, ma sei rimasta donatrice anonima. Appartieni al regno dell'amore, dove l'uomo malvagio non può entrare se non si converte ai valori della fratellanza e della santità. Viva la donna! Viva la sua dignità, a cui dignosamente appartiene. La tua ultima frase è stata socchiusa nel cuore di tua madre. Lascia che il vento mi porti via. Dopo c'è stato eternamente il silenzio, dolce volto stampato nei cuori dell'umanità. Resti magnificamente, sarai l'eroina del cuore compassionevole, capace di perdonare il proprio assassino, riconciliarsi col suo nemico, convertito all'amore, l'unico sostegno della misera vita destinata all'oblio. Bella! Quindi vorrei invitare questa donna e tutte le donne che vengono anche ammazzate. Lei si è difesa e l'ha ucciso, però ha preferito essere impiccata piuttosto di trattare. E va bene, una scelta. Bravo. È stata una scelta sua. Quindi va bene, cara. Io facciamo un break. Allora, poi questo libro l'ho dedicato anche alle donne di mestiere. Anche le donne? Di mestiere. Sì, anche quelle l'ho ricordato. Allora, adesso vi voglio ricordare una persona molto importante, un ragazzo che a 30 anni si è fermato al cuore, era il campione italiano del paravendio, marito di mia nipote, si chiamava Franco Ruggeri. Ho dedicato questa poesia e l'ho immortalato qui in questo libro, lo voglio ricordare. Big Love Franco, dolce giovane, volante nel cielo, felice di guardare lassù le bellezze del creato, alberi in fiori e illudersi di essere come un uccello. Tu sei uno dei figli di Icaro, sei andato via lasciando un dolce sorriso a tutti noi mortali. Quel tuo sorriso a noi donato ci fai meditare le bellezze di Dio e gustarle nel momento della tua mancanza. Ci dai forza, anche se la morte ci costringe a piegare le nostre ginocchia per le lacrime versate. Ci manchi, ma tu resterai stampato nel nostro cuore. Dolce amato sposo, hai lasciato la tua eterna amata Tiziana. Lo so, tu non puoi parlare a lei, ma il vostro grande amore non è acqua che passa sotto i ponti, nella pioggia che bagna la terra nella notte. Il vostro grande amore è come il cielo stellato, sta dentro di noi indelebile. Resterà e ci accompagnerà nella nostra vita fino a quel giorno in cui noi vivremo nel regno dell'amore. Solo allora la morte e il dolore non saranno neanche ricordo che si tiene nel nostro profondo io. Balleremo, rideremo, giocheremo come eterni bambini insieme ai nostri cari a cui abbiamo detto: ci rivedremo quel giorno. Strettamente tu resti nel nostro cuore, sei il frutto del nostro amore senza confine.
Questi sono i versi in tuo ricordo, piccolo gioiello nazionale, italiano e per Dio. Vorrei qui vicino a me una coppia bellissima. Sarà lì Teresa, non è così bellissima. Vieni, e anche tuo marito. Anche il marito? Sì, mi fa piacere. Cioè, oggi quando mia moglie mi ha detto abbiamo un impegno, veramente dice dei miei programmi. No, guarda, la mia amica ci dovrebbe andare assolutamente. Quindi ecco, ho obbedito come sempre. Eh beh, certo, come quello che deve fare un marito. Sull'altare, mia moglie. Sì, signora. Ecco, quindi mi fa piacere. Buonasera. Sarà lì Teresa, è anche una grande amica. E conosceva Milena Petrarca quando ha iniziato a dipingere. Quando lei era ancora piccola. Quindi mi fa piacere. Sì. Qui vicino a me vorrei anche un amico di Milena, un altro artista. Prego, mi sembra che non ho dimenticato nessuno, no? Mamma poi di Maria Grazia e mia nipote. Ecco, tutti anche qua. Anche qua, voi. Tutti qua. Figlio di alti, di quale basse? Di quale basse, sì. Signora, prego. Così facciamo i saluti finali. L'altra amica mia dove sta? Vieni. Trisce. Tu no? Signora, no, veniamo. Vieni qua, li salutiamo tutti. Il maestro Turco. Maestro Turco, che quanti? Angelina. Attenta la bionda. Attenta la bionda, No, allora la ecco qua, dai. Venite qua vicino, va, così c'è. Vieni, vieni. Sicuro? Sì, sì. Tutti forza, maestro, venga. Ah, è Andrea l'assessore di Locarno. È l'altro Vittore. Prego. Sei tu, facciamo la foto di corte. Facciamo la foto di corte. No, mia. Manca lui? Sì. Manca lui. Ma io ho detto no. Tutti qua, tutti no, e se lì ci guardano. Ecco, devo dire che qui è immortalato anche le opere di mio nipote. Ecco, che ha avuto il premio Magna Grecia. Fa vedere? Vieni, vieni. Non abbiamo Vincenzo Mildei. Oh, dai, pure il comune di Pontini ha fatto. Vedi che bravo. Ha avuto il premio Magna Grecia qualche anno fa da me. Ma diversi brand, diversi. Stai girando loro. Allora Angela, ci avvicini a me, saluti Angela. Allora, in fase conclusiva, Angela, mi sento di ringraziarti veramente. Bruno Mancini dobbiamo ringraziare. Salutiamo anche Bruno Mancini che ci segue con questa videoripresa, così come la volta scorsa, la settimana scorsa. Ti ripeto, sono molto onorata e molto, molto felice di conoscere Angela da tanti anni e soprattutto di sapere che è coadiuvata da un team di artiste no, volevo dire due cose, cioè, vabbè, diciamo che artiste... Vabbè, è stato per rompere un po'. No, volevo dire perché c'è anche chi allestisce, insomma, in questo senso, sì, quindi volevo un po' diversificare, ma comunque veramente complimenti perché c'è un team di artisti che comprende uomini e donne, ok? Un team di artisti di notevole spessore, di un'alta qualità. Veramente Angela, i miei complimenti. Complimenti anche per l'altra forma d'arte che è questa delle poesie e della lettura, e chiunque abbia piacere e abbia voglia di fare queste iniziative, l'amministrazione comunale di Pontinia e l'assessore alla cultura ovviamente ne sarebbero felicissimi. Grazie Anna, grazie a te. Prego signora, venga qua. Grazie. Quindi grazie a Bruno Mancini, ci immortali
con queste riprese. Grazie. E grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente, grazie a voi. Bravissimo. Un operatore con il cascino davanti, di peluche, bello, eh? Bravo, sì, l'altra artista.